Ultimo approdo nel porto di Civitanova Marche per la motovedetta Tripodi, prima della traversata da Ancona a Gaeta. L'equipaggio del mezzo navale dell'Arma, retto per 11 anni dal luogotenente Fernando Vellucci, ha operato incessantemente nelle acque marchigiane dell'Adriatico, con frequenti interventi di polizia marittima anche nelle acque antistanti Civitanova Marche, spesso al fianco delle unità navali degli altri corpi dello Stato nelle emergenze che negli anni si sono verificate. Ma anche presenze d'onore al fianco dell'imbarcazione che ogni anno conduce per mare in processione San Marone, il santo patrono di Civitanova Marche. Ai 6 militari della motovedetta anconetana il ringraziamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, che per le mani del capitano Domenico Candelli hanno donato il crest del comando a suggello del buon lavoro svolto insieme. Il luogotenente Vellucci è rimasto visibilmente emozionato nel salutare i carabinieri civitanovesi che lo accoglievano in porto. Dopo anni ha ceduto il comando dell'unità navale al maresciallo capo Carmine Salvati, che domani mattina solcherà le acque del porto anconetano diretto verso il Circeo, dove il nuovo equipaggio assicurerà operatività, come sempre, 24 ore al giorno.